Grazie, buonasera a tutti. Stiamo facendo il nostro meglio per eseguire dal vivo le canzoni di quest'ultimo album che si chiama Anime Salve, scritto con Ivano Fossati e che trae il suo significato dall'origine, dall'etimologia delle due parole Anime Salve, vuol dire spiriti solitari. È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati, non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto dei nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo. Dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle, e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante, si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo o del romitaggio, non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti, è che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, non è che dimostrano di avere la mia età attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta, mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura, invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura, ecco, semplicemente questo. Poi si potrebbe parlare a lungo di questo. L'ultima canzone dell'album è una specie di riassunto dell'album stesso, è una preghiera, una sorta di invocazione, un'invocazione ad un'entità parentale, come se fosse una mamma, un papà molto più grandi, molto più potenti. Noi di solito identifichiamo queste entità parentali, immaginate così, potentissime, con una divinità, le chiamiamo Dio, le chiamiamo Signore, le chiamiamo la Madonna. In questo caso l'invocazione è perché si accorgano di tutti i torti che hanno subito le minoranze da parte delle maggioranze. Le maggioranze hanno la cattiva abitudine di guardarsi alle spalle, di contarsi, dire siamo 600 milioni, siamo 1 miliardo e 200 milioni. E approfittando del fatto di essere così numerose, pensano di poter essere in grado, di avere il diritto soprattutto di vessare, di umiliare le minoranze. La preghiera, l'invocazione si chiama smisurata proprio perché è fuori misura e quindi probabilmente non sarà ascoltata da nessuno, ma noi ci proviamo lo stesso.